naturalmente poi queste vanno fatte con pausa di recupero abbastanza ampia, per il modo che il meccanismo possa funzionare alla sua massima potenza. Oppure può essere inserito con un'unica prova, non so, 300-600 metri molto corte, al termine di una seduta dedicata ad altre corte, che può essere la capacità lactaggio oppure la potenza aerobica. Per la capacità lactaggio si ricerca un accumulo di lattato progressivamente crescente ma diluito nel tempo, quindi tante prove non hanno massa dell'impegno che successivamente minaccia la produzione e l'accumulo di lattato. Quindi di conseguenza dovrò fare diverse prove di 500, da 150 a 400 metri a velocità supramassimale per poter fare un adeguato volume di lavoro, naturalmente con pause di recupero più strette. Questo è un allenamento che è altamente catabolico, che normalmente con i giovani conviene non farlo, oppure essere molto parsimoniosi. Ultimo, o il penultimo, lo vediamo, adesso fermiamo qui. E il metodo della competizione o della sintesi. Questo si attua naturalmente solo con atleti evoluti di buon livello. Cioè, in pratica, che cosa si fa? Si partecipa a delle gare a scopo così di finalizzare l'impegno principale che una avrà dopo un mese, avrà i campionati dopo i mondiali dopo un mese, quindi partecipa alle gare prima per affinare la preparazione. Oppure sono prove di sintesi per ricreare quelle situazioni più o meno che poi ritrovo in gara, cioè non avendo la gara però devo crearmi delle situazioni in cui vado a sentire certe situazioni che sono simili. Oppure parziali di gara, dei ritmi di gara fatti al ritmo presunto che posso fare in gara, messi uno dopo l'altro, tanto da poter effettuare un chilometraggio che sia però abbastanza superiore a quello che è la gara stessa. Oppure si fanno dei test valutativi, test specifici, per esempio, un esempio banale, quello per gli 800 metri. Si corre un 300 metri, a ritmo presunto che pensiamo che il nostro atleta possa essere in grado di fare. Dopo, entro il minuto di recupero, si fa un 400 metri allo stesso ritmo. Altro recupero entro il minuto, non oltre il minuto. Si effettua un altro 300 metri, sicuramente non inferiore al ritmo sostenuto la prima prova, il tutto si corre 1000 metri, si fa il tempo totale di 1000 metri e da qui si riesce a ricavare il tempo presunto sugli 800. Quindi questo allenamento qui ci dà il parametro che noi cerchiamo, però non sempre dà la sensazione del tipo di fatica al nostro atleta che poi andrà a trovare in gara, quindi non potendo gareggiare gli facciamo già trovare questo tipo di fatica. Sì, vediamo un attimino questo qua. Quali sono i fattori da cui dipende una buona prestazione nelle discipline di resistenza? Non per ultimo saranno i fattori psicologici e motivazionali, le motivazioni, la grinta, la voglia di riuscire, la cattiveria agonistica è fondamentale nelle gare. Chi di noi ha gareggiato sa quelle che certe volte fa la differenza, la voglia di riuscire, la cattiveria, il famoso killer. Poi ci sono i fattori tecnici o tattici, che sarebbe quella dell'economia del gesto. Chi riesce ad avere un'azione di corsa economica sicuramente spenderà meno degli altri, oppure chi riesce a meglio distribuire lo sforzo in gara, la famosa tattica di gara. C'è il kamikaze che parte fortissimo e poi non riesce ad arrivare alla fine, oppure chi parte troppo piano, troppo guardingo e poi arriva al finale che c'è ancora dell'energia da spendere, però la gara è poi finita. L'ultimo fattore sono i fattori fisiologici, il motore, le componenti aerobiche e le componenti anaerobiche, quelle che abbiamo visto prima. Ci sono le componenti centrali e quelle periferiche, forse è il caso di scivolarci sopra un po'.
capaci. Questa è la cosa importante, che dicevo, che in base poi a questi dati che noi abbiamo dell'atleta, la soglia aerobica a un certo livello, il Vmax, la soglia aerobica, ci serve per stabilire i tempi di percorrenza degli allenamenti, che lo vedremo poi un attimino dopo. Tra le componenti centrali aerobiche, abbiamo visto che una delle caratteristiche è quella di aumentare la cavità cardiaca, una delle tante. Normalmente adesso, per i mezzocondisti veloci, si usa la famosa intermittenza, che poi è utilizzata anche in tanti altri sport, nel calcio, vi dicevo. Che cos'è questa intermittenza? In pratica, questo è un dato ricavato da un cardiofrequenzimetro, è l'esecuzione di una serie di prove con intervallati da pause di recupero molto brevi. Ecco, in questo caso, nella prima parte che si vede qui, l'atleta ha eseguito 7 volte in 200, tra 32,2 e 32,7, con un recupero di solo 20 secondi, in questo caso il recupero era fermo. Poi ha continuato facendo altri 5,200, come vedete ha aumentato la velocità di corsa, passando da 31,3 di media, però ha aumentato il recupero il tempo di recupero, portandolo a 30 secondi. Adesso non so se ci attendiamo un po' troppo nello specifico, nel senso che questi i primi parametri utilizzati hanno fatto in modo che sia le punte di frequenza massima che di recupero hanno avuto lo stesso andamento, mentre nella seconda tipologia, come si vede, c'è un certo restringimento, c'è una certa deriva del recupero. Fermiamoci qua, poi se accendiamo tempo ci torniamo su questo. Invece in quest'altro tipo di allenamento ha fatto sempre la stessa cosa, ha eseguito 12 volte 200 rispettando più o meno lo stesso ritmo e rispettando lo stesso tempo di recupero. A un certo punto si vede che nella parte finale sia le punte di frequenza massima che le punte inferiori di recupero si mantengono costanti. Quindi lo potrei io come allenatore interpretare come chi mi dà la mano, che sicuramente non ci sarà stato un accumulo di lattato, perché se c'era un accumulo di lattato la frequenza mi sarebbe aumentata, giusto? Il discorso, visto che si è mantenuto costante, quindi sicuramente avrò inciso maggiormente sulla capacità di aerobica, giusto? Oppure mi potrebbe dare anche un'altra indicazione: ho inciso sul meccanismo lattato, io ho prodotto la giornata, però il mio meccanismo aerobico è talmente forte di questo atleta che in quei 20 secondi di recupero vi riesce a smaltirlo, e quindi probabilmente questo sono dati con cui potrei continuare a lavorare con questa atleta. E se io vedevo che questa qui curva qui si riesce a vedere, da voi la vedete? Sì. Mi si innalzava, evidentemente quei parametri che stavo usando non erano giusti per quell'atleta. Però poi stiamo parlando di discorsi per atleti evoluti, forse non quello che ci interessa a noi. Probabilmente se entreremo un po' più sul nostro. Finora di cosa abbiamo parlato? Abbiamo parlato soltanto del motore, di vari cilindrati, però una macchina.